martedì 17. Appena svegli, andiamo alla toilet. Allora, ho fatto la solita routine, prima in bagno, poi il caffè, e mo si torna al camion, si prepara per partire. E andiamo giù a scaricare in provincia d'Ancona. Allora gente, siamo a bordo, ho fatto il giro di controllo, ha scritto sull'agenda, ho fatto tutto, adesso c'è da uscire da sto parcheggio e via. Mi riporto che è stracarico d'acqua, ieri sera pioveva. Allora stamattina fa 5 gradi, non c'è male, eh? Allora dobbiamo andare a scaricare a Filottrano, provincia d'Ancona, vicino Iesi, sopra le colline. Il posto lo conosco perché lo frequentavo anche col vecchio lavoro e ci sono già stato una volta col bilico. Dopo, una volta scaricato, vediamo, perché ci stanno diverse partenze e in base all'orario me ne assegno una, quindi ancora non lo so che cosa mi aspetta per ritornare in su. Quindi intanto andiamo giù.
7 km e mezzo da Forlì. Tu stai più io però già. Tu stai più giù. Allora, siamo arrivati a Valle del Rubicone e adesso esco qui all'area di servizio perché c'è sta collega che mi aspetta, il Fabbro, il collega con cui sono andato in su ieri mattina, lunedì, quando siamo partiti. Approfittiamo di fare colazione insieme, dai, visto che stiamo scendendo tutti e due. Parcheggio. Già parcheggio, no, negativo. C'è parcheggio qui a sinistra. Ok, resto, no, fa colazione. Ti pareva che ero arrivato, lanciato, ma ero parcheggiato a volo davanti. Anche oggi abbiamo fatto colazione col Fabbro. Grazie per la colazione, Fabbro. Mo se fa la sigaretta. Dove vai? È qua? Io stavo di qua. Dove vai? Io stavo là. Proprio una sosta veloce veloce, eh? Fabbro già aveva ordinato cornetti e caffè. Va bene, dai. Allora, andiamo giù bene. Lo scalda idee. E la felpa. E stiamo bamoi. Andare. Fa un anno esatto che ci siamo, cioè che io ho lasciato quel man lì, che io è un anno esatto che porto il Ford.
Pronti? Sì, c'è la motocicletta. Quale? Quella che stava parcheggiata lì sotto le bombe? Allora gente, sono arrivato, ho aperto, mi sta scaricando e nel frattempo faccio la seconda colazione perché ho fame. Piove, fortuna che qui sotto c'è sta un po' di tettoia, quindi sto un po' riparato per aprire e chiudere. Ci aggiorniamo dopo, va. Allora, scaricato, sono le 9.59, ho messo 3/4. È andata bene che mi ha fatto aprire un lato solo, perché lì era stretto, quindi con le forche lunghe, la tirati. Va bene, adesso chiamo la base per sentire che devo fare, dove vado a caricare, se vado a caricare, insomma. Che programmi ci sono?
gente, adesso agganciamo. Ora faccio vedere il piede, il terzo piede, quello che si mette sotto il semirimorchio davanti per non far piega la punta. Allora gente, sono le 16:20. Sono tornato in magazzino che era le 2:30. Dopo che sono andato a fare pranzo a casa, ho fatto 3 ore. Poi ho dato una mano che c'era da scambiare. Ho dovuto riscambiare il semirimorchio, quello che avevo agganciato prima del pranzo l'ho dovuto risganciare. Mi sono riagganciato quello che portavo. Poi è ritornato un collega, abbiamo sganciato, si è preso quello che avevo preso io. Quello che ha portato il collega l'abbiamo scaricato perché ci serviva il rimorchio vuoto, insomma ho dovuto fare un po' dei lavori di magazzino qua col titolare e adesso vado a caricare e poi dopo torno giù, mi metto in pausa, vado a casa e parto stanotte alle 4. Ora devo un attimo correggere qua perché mi ero segnato la targa di quell'altro rimorchio, invece non c'è stato cambio. Va bene dai, mo Vado a caricare. Piove a tutto oggi. Mamma mia, stamattina quando sono arrivato c'era il sole. Ma piove, pare. Prima tipo tempesta. Vado. Allora gente, ho caricato. Sono le 18:30 e sto ritornando in magazzino. Sede e poi vado a casa e chiudiamo sta giornata, chiudiamo sti 2 giorni di viaggio.
Eccoci qua a Casina. Vabbè ragazzi, dai, mo la chiudiamo qua veramente perché sono arrivato a casa. Alla fine la giornata è iniziata presto e è finita tardi. Una bella giornata lunga, come sempre. Però in compenso stasera sto a casa. Va bene, dai, ci aggiorniamo. Saluti, grazie per la visione. Alla prossima.